Vercellese e il vicino Monferrato esultano per la decisione del sindaco di Trino di ritirare l'autocandidatura del suo comune ad ospitare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi. Il presidente della provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, non vogliamo alcun sito in Piemonte. Nostra intervista al carabiniere in congedo che ha salvato la donna aggredita a Novi Ligure dal suo ex compagno che non accettava la fine della loro relazione. Smantellata dai carabinieri di Tortona un'associazione dedita allo spaccio di droga in provincia di Alessandria, fra gli arrestati anche due malviventi coinvolti nella sparatoria dello scorso 28 settembre a Pontecurone. 40 anni di storia ovadese passano attraverso 40 anni di attività commerciali, la narrazione di questo traguardo durante una cerimonia ad Ovada. Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli, c'è soddisfazione, c'è gioia nelle terre del Vercellese, nel vicino Monferrato, in provincia di Alessandria, per la decisione del sindaco di Trino di ritirare l'autocandidatura del suo comune ad ospitare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi. Era stato l'unico in Italia a proporsi, pur non essendo inserito nella carta nazionale delle aree potenzialmente idonee. Una clamorosa retromarcia. Così è stata definita dal fronte del no la revoca dell'autocandidatura di Trino, comune del Vercellese che già ospita un sito di rifiuti radioattivi stoccati, ad accogliere il deposito unico nazionale nucleare. Abbiamo fatto un passo a lato rispetto a quello in avanti di gennaio, ha spiegato il sindaco Daniele Pane, che l'altro giorno, durante la riunione di giunta comunale, ha predisposto la delibera di ritiro di una procedura che, di fatto, ha detto, non risolve il problema. Serve un deposito nazionale per il materiale radioattivo e ora la palla torna a chi deve decidere. È mancata la condivisione del problema prima, ha aggiunto Pane. Prendo atto del fatto che i colleghi amministratori e le associazioni ambientaliste si siano opposti e, se anche non avessi ritirato la candidatura, a questo punto mi sarei in seguito scontrato con la procedura di VAS, la valutazione ambientale strategica, che avrebbe fatto decadere il tutto. Sarebbe stata insomma una battaglia contro i mulini a vento. Ora però, ha concluso il primo cittadino di Trino, bisognerà vedere quale dei 51 siti individuati come idonei dalla mappa CNAI verrà scelto dal governo e mi risulta che siano in molti a non volere il deposito a casa propria. Il comune di Trino era stato l'unico ad autocandidarsi in tutta Italia. Esultano le associazioni ambientaliste del Vercellese e del vicino Monferrato che puntualizzano come Daniele Pane abbia solo fatto perdere tempo e soldi a Sogin, la società che si occupa della procedura dell'individuazione del deposito, rimandando al mittente l'affermazione di non condividere alcun metodo previsto dalla vigente normativa per l'individuazione del sito idoneo per la realizzazione del deposito unico nazionale. Legambiente e Pronatura rammentano infatti che col fondamentale contributo di alcuni cittadini trinesi nel settembre 2017 avevano collaborato alla stesura del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, tuttora reperibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente, in cui si prevede espressamente la necessità della realizzazione di un deposito nazionale. Sul fronte del no c'erano poi i comuni limitrofi a Trino e tutta la schiera di quelli della provincia di Alessandria. La stessa regione Piemonte, col suo presidente Alberto Cirio, aveva chiaramente ribadito il proprio no alla collocazione del sito né nel Vercellese né nel resto del Piemonte. Dose rincarata sia da Domenico Ravetti che da Sen Sacco, rispettivamente consiglieri regionali del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che hanno ribadito come la localizzazione del deposito vada decisa con criteri scientifici rigorosi e con scelte ragionate che escludano le zone che presentano importanti criticità. Serve serietà e responsabilità, ha commentato Gianluca Colletti, sindaco di Castelletto Monferrato. Il tira e molla fa male al nostro territorio.
territorio e non aiuta al confronto. Soddisfatti il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, e l'onorevole Enzo Amic, deputato di Fratelli d'Italia per la provincia di Alessandria. Daniele Pane ha voluto mantenere unito il territorio, pur non rinunciando a richiamare l'attenzione di tutti noi su un problema, hanno detto, che va risolto rapidamente. In provincia di Alessandria sono 5 le aree ritenute potenzialmente idonee dalla mappa nazionale. E allora per commentare questa buona notizia per il territorio piemontese abbiamo in collegamento il presidente della provincia di Alessandria, Enrico Bussalino. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Abbiamo sentito la notizia rimbalzata già ieri, ufficializzata nel pomeriggio, come dicevamo, una buona notizia per il territorio vercellese, ma in realtà per tutto il Piemonte. Sì, una buona notizia perché noi come provincia di Alessandria abbiamo sempre mantenuto e continuiamo a mantenere un secco no, al deposito di scorie nucleari in tutto il Piemonte. Ecco, Presidente, i capogruppo provinciali sono stati convocati da lei o lo saranno a breve per un ordine del giorno congiunto proprio per ribadire questa posizione, perché abbiamo detto il Comune di Trino ha ritirato la propria autocandidatura, ma ricordiamo che nella mappa nazionale sono inserite 5 aree nell'Alessandrino idonee, potenzialmente idonee, e allora si va verso la strada del prosieguo del no. Assolutamente sì, noi continuiamo nella nostra strada, i capigruppo stanno analizzando un ordine del giorno condiviso con tutti i gruppi appunto del Consiglio provinciale per dire un secco no in tutto Piemonte a questo insediamento. Successivamente verrà convocata anche un'assemblea dei sindaci in modo tale che tutti i sindaci, tutti i 197 sindaci della provincia potranno dire la loro, ma sicuramente sarà un no convinto in tutto il Piemonte. Presidente, è confermata la manifestazione del 6 aprile? Sì, assolutamente, è confermata qui nel capoluogo ad Alessandria la manifestazione del 6 aprile e continuiamo anche a fare le campagne di sensibilizzazione di tutto il territorio per sensibilizzare appunto i cittadini sugli effetti che potrebbe avere questo insediamento sul territorio del Piemonte. Grazie, grazie al presidente della provincia di Alessandria, Enrico Bussalino. Proseguiamo con altre notizie perché abbiamo ai nostri microfoni il brigadiere dei carabinieri in congedo che ha salvato la donna aggredita a Novi Ligure nell'Alessandrino dalla furia del suo ex compagno che non accettava la fine della loro relazione. Cristiana Zanetto. Buongiorno intanto e complimenti per la sua prontezza che ha salvato la vita a questa donna. Ci vuole dire brevemente che cosa è successo quel giorno? Buongiorno, niente, percorrevo viale Saffi verso la stazione e sopraggiungeva questa signora che era un po' sconvolta, ma nulla di più. Poi sulla sinistra giungeva lato opposto una macchina alta velocità e subito dopo l'ho sentita nel viale. E mi sono girato e salito sul marciapiede e per fortuna la donna è riuscita a buttarsi dietro una pianta Sì. dove si è fatto scudo e la macchina è salita sul marciapiede prendendo la fontana, la panchina e un lampione delle autovetture in sosta. Subito questo signore è sceso dalla macchina, si è recato verso la donna, prendendola per i capelli e colpendola in viso, il primo e il secondo, poi sono riuscito ad arrivarci addosso e l'ho tenuto e portato via dalla signora. Senta Carlo, era la prima volta che lei si trovava a dover intervenire in una situazione che era al di fuori del suo lavoro, essendo lei in congedo da qualche tempo? Ma ne ho fatte tante, per cui carabiniere si nasce e si va avanti sempre come carabiniere.
Smantellata, parliamo ancora di carabinieri, dai militari di Tortona, un'associazione dedita allo spaccio di stupefacenti sul territorio della provincia di Alessandria. I carabinieri hanno trovato fra l'altro dell'eroina, le cui analisi di laboratorio hanno permesso di accertare la prevalente presenza di 6-MAM, un enzima che ha gli stessi effetti dell'eroina, ma di norma è molto più rapido. Fra gli arrestati anche i due malviventi coinvolti nella sparatoria avvenuta a Ponte Curone lo scorso 28 settembre, uno dei quali già detenuto presso la casa circondariale di Alessandria perché arrestato a suo tempo per tentato omicidio e porto abusivo di armi. Il servizio ancora di Cristiana Zanetto. L'attività è iniziata nel marzo del 2023, quando i carabinieri di Tortona, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio, hanno individuato e controllato un uomo che aveva appena acquistato eroina da uno spacciatore. Le successive indagini, in sole 2 mesi, hanno permesso di accertare che già gli arrestati, insieme ad altri 5 complici tuttora ricercati, rifornivano il territorio di cocaina, nome in codice La Bella, oltre che di hashish e di eroina poco raffinata, che presentava in aggiunta un enzima particolarmente pericoloso e che nelle conversazioni veniva chiamata la brutta. Nel corso dell'operazione, che vede la contestazione di circa 3.000 cessioni di sostanza stupefacente, abbiamo evidenziato con un sequestro la presenza di eroina, diciamo, la presenza di un enzima che è il 6-MAM, che è un enzima dell'eroina che ha liposolubile con un effetto immediato e dirompente sui neuroni del cervello, e quindi gli effetti stupefacenti arrivano immediatamente. Ognuno degli arrestati aveva compiti ben definiti, coordinati dal dottore, l'uomo che fungeva da telefonista, prendeva le ordinazioni e inviava sul posto i pusher che, se arrestati, venivano immediatamente sostituiti per non interrompere l'attività e perdere la clientela. 3.000 le cessioni di cocaina ed eroina ed hashish contestate, ad oltre 100 le dosi sequestrate per un giro di affari di circa 5.000 euro. Nel corso delle esecuzioni delle misure cautelari, oltre alla droga, è stato sequestrato anche un libro mastro con la lista dei clienti e di rispettivi debiti. Tra gli arrestati anche due malviventi coinvolti nella sparatoria di Ponte Curone del 28 settembre scorso. Nell'operazione sono state impegnate 15 pattuglie ed oltre 30 carabinieri della compagnia di Tortona, con il supporto del gruppo cinofili di Volpiano e della compagnia di Voghera. L'attività ha visto anche l'intervento delle teste di cuoio dei SOS del primo reggimento Moncaglieri, che hanno fatto irruzioni e perquisizioni alla ricerca della droga, soprattutto all'interno di un immobile dove sembrava che ci potessero essere spacciatori armati. In manette sono finiti 4 pregiudicati e ad altri 2 è stato notificato il divieto di ritorno nella provincia di Alessandria. 40 anni di storia ovadese passano attraverso 40 attività commerciali che hanno superato brillantemente tanti periodi di crisi economica. Il comune, impegnato per rilanciare il commercio in città, ha consegnato loro, per mano del sindaco Paolo Lantero e dell'assessore al commercio Sara Olivieri, un riconoscimento. Alla cerimonia, svoltasi nella sala 4 stagioni di Palazzo Delfino, c'era per noi Fabrizio Mattana. Assessore Olivieri, avete premiato le botteghe storiche di Ovada. Abbiamo scoperto che sono veramente tante. Sì, devo dire che sono manifestazioni che sono un po' l'orgoglio di Ovada. Chi mi ha preceduto, Marco Lanza, aveva iniziato questo progetto premiando i negozi che avevano compiuto più di 60 anni. Oggi abbiamo invece chiuso il giro del 2023 premiando i negozi che hanno compiuto più di 40 anni. E vedere questa partecipazione, soprattutto vedere quanto ci credono e quanto impegno ci hanno messo per andare avanti tutti questi anni, nonostante i problemi che sappiamo purtroppo colpiscono il commercio, è veramente un orgoglio. Insomma, il commercio io credo sia proprio il cuore della città. Il commercio è se il commercio lavora, il commercio è vivo, la città è viva e quindi tutto ruota attorno alla loro attività. E quindi per noi è un onore e un piacere vederli tutti insieme in sala a ritirare questo premio importante. La cerimonia è stata introdotta dal sindaco Paolo Lanteo, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione comunale nel voler valorizzare il tessuto commerciale cittadino, invitando i commercianti presenti a stringere i denti per il futuro, consapevoli di essere la parte più bella della città. 40 anni vissuti non soltanto dietro i banconi, ma pieni di storia, di volti, di aneddoti, passati da padre in figlio e probabilmente destinati ad essere tramandati alle nuove generazioni. Qui si parla di attività che hanno resistito nel tempo, ma chi aprirà un'attività oggi riuscirà a resistere altrettanto.
Noi lo speriamo e anzi cerchiamo di incentivare tutte le aziende che decidono, tutte le persone che decidono di investire e di aprire un'attività nel nostro comune, perché è importante perché, come ripeto, è veramente il cuore della città, il commercio. Prende il via domenica prossima nella Chiesa del Carmine ad Alessandria e in contemporanea nel Santuario della Madonna della Guardia di Tortona la rassegna La Musica è il Sacro, manifestazione tradizionalmente organizzata dagli amici dell'organo come appendice alla stagione di concerti sugli organi storici in collaborazione col Conservatorio Vivaldi e affidata ad allievi ed ex allievi dell'Istituto e in qualche caso anche ad artisti ospiti. Le chiese interessate dai concerti saranno quelle del Carmine, appunto ad Alessandria, alla Basilica della Maddalena Novi Ligure, per la prima volta al Santuario Mariano di Tortona, con una data il 5 maggio alle 10 ad Oviglio. L'inizio degli spettacoli è per le 17, per l'oratorio della Maddalena Novi Ligure l'orario sarà alle 17.30 con passaggio alle 18 dal mese di aprile. La Musica è il Sacro, la presentazione nella sede dell'amministrazione provinciale di Alessandria, è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio Locale, curatrice del cartellone, l'esperta organista Letizia Romiti. Ancora musica, prosegue il nostro viaggio all'interno del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, dove vi stiamo facendo conoscere le varie attività, soprattutto gli strumenti musicali che si studiano al suo interno. Oggi Katy Porceddu ha seguito una lezione di chitarra classica che il 20 marzo sarà protagonista del mercoledì del Conservatorio con un concerto alle 17 all'Auditorium Pittaluga. Fra i tanti strumenti che si studiano qui al Conservatorio di Alessandria, sicuramente quello che stiamo per presentare ha un posto d'onore, ossia la chitarra classica. È così, professore? Certo, ci sono tre classi di chitarra al Conservatorio di Alessandria. La nostra, quella del maestro Emanuele Buono e quella del maestro Francesco Scelzo. C'è sempre stata attenzione per la chitarra da parte del Conservatorio, questo anche grazie a chi ci ha preceduto, i docenti come Angelo Girardino, come Aldo Minella, che è stato il primo insegnante al Conservatorio Vivaldi. E poi anche perché Alessandria è sede di un importante concorso internazionale chitarristico che si svolge tutti gli anni e che attira chitarristi, giovani chitarristi un po' da tutto il mondo. Abbiamo allievi da tutta Italia e anche dall'estero, in particolare allievi che vengono dalla Cina. Ecco, tutti i ragazzi vogliono suonare la chitarra, no? Perché insomma è uno strumento molto popolare. La chitarra classica sicuramente è, come dire, un gradino in su. Ma ci sono ragazzi che provengono dai licei musicali del Piemonte, anche dal liceo musicale di Alessandria, e comunque appunto la chitarra classica è uno strumento difficilissimo. Il coordinare le due mani, con la mano destra si pizzicano le corde e con la mano sinistra si tastano i tasti, e comunque una delle peculiarità più interessanti e più belle della chitarra, secondo me, è quella di avere proprio il suono nelle mani. Per tanti strumenti c'è sempre qualcosa di mezzo. Per molti strumenti a fiato c'è l'ancia, per il pianoforte c'è una meccanica, per gli strumenti ad arco appunto c'è l'arco. Noi abbiamo il suono nelle mani. Bene, ci ha incuriosite, allora vorremmo vederla all'opera con uno dei suoi allievi. Thomas, l'abbiamo appena vista mentre stava seguendo la lezione, però c'è un importante appuntamento che la riguarda. Sì, farò un concerto per la stagione di mercoledì del Conservatorio, che è la stagione più importante che il Conservatorio Vivaldi propone, e sarà un concerto solistico e totalmente dedicato alla chitarra, e io eseguirò alcune tra le pietre miliari delle composizioni chitarristiche del Novecento, anche per dimostrare
come un recital chitarristico possa essere bello e complesso, denso e profondo come un qualsiasi altro recital pianistico di eccellenza. Siamo alla pagina sportiva, la vittoria nell'ultimo turno del campionato di pallavolo di Serie A3 contro il Bologna ha spianato alla Negrini Acqui la strada verso i play-off. Tra poco ce ne parlerà Fabrizio Mattana con le dichiarazioni di coach Emanuele Negro. A seguire le previsioni del tempo, poi il consueto appuntamento con il TG Sport, dove invece verranno approfondite alle 13 tutte le notizie legate al mondo del calcio. L'informazione torna più tardi, grazie per averci seguito. La Negrini Acqui Pallavolo ha staccato i biglietti per i play-off dopo aver vinto la gara con il Getit Bologna. Coach, obiettivo raggiunto, i play-off li avete agguantati, serviva un martino per fare questo salto di qualità, non per arrivare ai play-off, ma per dare quella sicurezza alla squadra che si è vista. Allora, secondo obiettivo raggiunto, perché il primo obiettivo ovviamente era quello della salvezza, questo qua è un plus, ok? Quindi un secondo obiettivo raggiunto. Sapevo che sarebbe arrivata questa domanda e devo dirti che in parte mi dispiace, perché comunque Matteo manca da 3 mesi e i ragazzi in qualche modo cercando di reinventarsi e allenandosi in settimana hanno cercato comunque di portare la società e la squadra ai playoff. È innegabile però, perché comunque si è visto che la sicurezza che c'era in campo era diversa da quella che è stato l'ultimo mese di lavoro. Ecco, Martino che ne ritorna comunque da un momento no, ha dimostrato di poter mettere delle palle giù medio difficili con qualità e una scioltezza che è innegabile, che in questa categoria, non si parla solo di Bollente, è difficile trovare. Certo, sicuro, secondo me gli attaccanti forti in questa categoria a livello di Matteo sono veramente pochi, okay? Si contano veramente su una mano. Ho la fortuna di averne uno con me che con pregi e difetti comunque preferisco sempre avere nel mio campo che non dall'altra parte della rete. Playoff, come vede questa avventura? Da vivere dall'inizio alla fine. Abbiamo i numeri per poter impensierire tutti, bisogna vedere in quali condizioni riusciamo ad arrivare da qua a 2 settimane, che è la prima partita importante, e scopriremo anche contro chi. Una notizia di ginnastica artistica: si è tenuta lo scorso weekend a Fermo la seconda prova del campionato a squadre di Serie C maschile, dove erano impegnati i ginnasti della Forza Virtù Junior e Senior di Novi Ligure. La squadra si è rifatta alla grande, guadagnando ben 5 punti rispetto alla gara precedente, terminando in terza posizione assoluta in una classifica molto ristretta. Soddisfatto lo staff tecnico e i dirigenti per questo incoraggiante risultato, sintomo di una buona preparazione ed un'ottima progressione nel percorso di questo vincente campionato. La prossima e ultima tappa si terrà a Torino a metà aprile e i ragazzi di Novis arriveranno combattivi per difendere il podio conquistato. Un saluto ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un po' più di variabilità attesa al nord per quanto riguarda la giornata di venerdì per l'ingresso di correnti umide che apporteranno appunto della nuvolosità a carattere irregolare, specie sui rilievi alpini a nord-ovest e a tratti anche in Toscana, con qualche isolato piovasco. Ma diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sul Piemonte, contesto appunto variabile con deboli precipitazioni sui settori montuosi, altrove nubi irregolari alternate a delle schiarite, clima però piacevole con valori oltre la media fin verso i 17 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di sabato avremo ampi spazi assolati, condizioni di bel tempo e con clima decisamente primaverile con valori oltre la media fin verso i 20-22 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.